Sono le ore 20:30 di mercoledì 23 giugno 2021. Dichiaro aperto il Consiglio Comunale e ne assumo la presidenza. Passo la parola al segretario per l'appello di rito. Marchetti Diego. Presente. Gaida Mauro. Presente. Campanella Michele. Presente. Crittino Stefania. Presente. De Pieri Daniele. Presente. Giolito Vanda, assente giustificata, c'è la comunicazione. Venturino Ilario. Presente. Iaccheo Giuseppe. Presente. Bollea Laura. Presente. Filippi Bruna. Presente. Bobba Roberto. Assente. Autino Livio. Presente. Ranalli Flavio. Assente. Assente adesso. Ok. Allora, io passerei immediatamente al primo punto dell'ordine del giorno, che sono l'approvazione dei verbali della seduta precedente. L'amministratore competente ha richiamato i verbali delle deliberazioni dal 17 al 23, adottati nella seduta consigliare del 15 maggio 2021, data lettura del numero dell'oggetto delle deliberazioni sopra richiamate ai sensi dell'articolo 35,8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, riconosciuto il testo delle suddette pienamente conforme alla volontà del Consiglio di quella seduta espressa, propone al Consiglio Comunale di approvare nel loro testo integrale i verbali delle deliberazioni dal numero 17 al numero 23, adottati nella seduta consigliare del 15 maggio 2021. Consigliere Bobba, presente. Chiedo scusa, prima di approvare questi verbali, volevo poter fare una domanda. Posso? Se è inerente al Consiglio, sì. Sì, è inerente ad un punto del Consiglio della volta scorsa. Io vorrei chiedere come mai non è iniziato il centro estivo comunale. Ma non è argomento di consiglio di questa serata, quindi ne parleremo in seguito. Ma è do lettura. No, non è argomento di consiglio, consigliere Filippi. Lei sa benissimo, Lei sa benissimo che l'articolo 6, ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Allora, al primo punto c'è l'approvazione della seduta precedente, se non sbaglio. Nella seduta sì, ma non è argomento di consiglio. Comunque, il centro estivo. Qualcuno vuole sì. Rispondere? Prego, consigliere Crittino. Non ho grossi aggiornamenti, mi è capitato di chiedere un attimo all'ufficio com'era la situazione e da quello che so io, però prendetelo come una chiacchierata fatta con l'ufficio, partirà probabilmente a luglio secondo la ditta che ha vinto il bando. Però di più non vi so dire, ma bisogna chiedere direttamente all'ufficio che se ne occupa. Do lettura dei verbali da approvare. Numero 17. Mozione presentata dai consigli di capigruppo di minoranza ad oggetto mozione ai sensi dell'articolo 43, articoli 31 e 32 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, riferimento di scarica di amianto inserita nel recovery plan nazionale. Numero 18, approvazione verbale della seduta precedente del 6/3/2021. Numero 19, comunicazione circa prelievi del fondo di riserva ordinario di cassa, articolo 10 del regolamento di contabilità. Numero 20, ratifica e deliberazione della Giunta Comunale numero 30 dell'1/4/21 avente per oggetto variazione del bilancio di previsione 21/23. Numero 21, ratifica e deliberazione della Giunta Comunale numero 47 del 6/5/21 avente per oggetto variazione del bilancio di previsione 21/23. Numero 22, esame ed approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2020. Numero 23, variazione allo statuto del consorzio CISAS adempimenti. Segretario, prego. Chi si astiene? Si astengono Campanella, Filippi, Autino, Bobba. Posso? Prego, consigliere Bobba. Io mi astengo in quanto non presente nella seduta precedente. Certo. Chi vota favorevole?
Vota favorevole Venturino, De Pieri, Gaida, Bollea, Cretino, Iacheo, Marchetti. Okay. Il punto numero 2 è una comunicazione. Comunicazione circa prelievi dal fondo di riserva ordinario, articolo 10 del regolamento di contabilità. Dal fondo di riserva sono stati prelevati 3.000 euro, che sono stati usati 1.500 per integrare gli stanziamenti per consentire il concorso programmato, che si è appena concluso, e altri 1.500 per integrare il fondo per il salario accessorio del personale. Quindi per cui l'amministratore competente, visto l'articolo 166,2, che prescrive che i prelievi del fondo di riserva devono essere comunicati all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, il precedente dà comunicazione della deliberazione della giunta comunale nella quale sono stati effettuati i prelevamenti dal fondo di riserva per complessivi 3.000 euro, disposto con delibera della giunta 56 del 10 giugno 21, avente per oggetto prelevamento dal fondo di riserva. Questa è solo una comunicazione. Comunicazione. Anche il numero 3 è una comunicazione. È una comunicazione circa le condizioni di equilibrio finanziario del Comune di Cigliano in base all'articolo 14 del regolamento sui controlli interni e all'articolo 36 del vigente regolamento di contabilità armonizzato. Dalla relazione allegata non ci sono nessun tipo di squilibrio di bilancio, indi per cui l'amministratore competente, visto l'articolo 14 del vigente regolamento sui controlli interni e l'articolo 36 di contabilità armonizzato, che prevede il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio sotto la direzione del coordinamento delle responsabili del servizio finanziario, atteso che, ai sensi del sopra richiamati articoli, il responsabile del servizio finanziario redige, almeno due volte all'anno, una relazione con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei principi contabili approvati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali istituiti presso il Ministero dell'Interno. Tale relazione, oltre ad essere approvata dalla Giunta Comunale, deve essere comunicata all'organo consigliare. Ritenuto pertanto di adempiere a tale formalità, do comunicazione delle deliberazioni della Giunta Comunale di approvazione della relazione suddetta. Delibera della Giunta Comunale 51 del 20 maggio 2021, avente per oggetto presa d'atto della relazione relativa alle condizioni di equilibrio finanziario del Comune di Cigliano, relazione a aprile 2021. Punto numero 4. Punto numero 4 invece è una presa d'atto. È la presa d'atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dal consorzio Covevar per l'anno 2021. Allora, sulla base della normativa vigente, nel nostro caso è il Covevar, il Covevar predispone, approva e valida annualmente il piano economico finanziario, il famoso PEF, e lo invia all'ente territoriale competente. Il PEF ci restituisce come valore finale un saldo algebrico tra il costo complessivo della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti e dei ricavi dalla vendita dei materiali di recupero. Il PEF 2021 indica come valore finale 531.456 euro, di cui 472.517 costi variabili e 58.939 di costi fissi. Questa cifra è quella che deve essere completamente coperta dalle tariffe tari pagate dai ciglianesi. Queste tariffe, a fine 2020, hanno subito un aggiornamento del metodo tariffario da parte di ARERA, ARERA è l'autorità di regolazione per energia e ambiente, togliendo di fatto ai comuni la possibilità che c'era in precedenza di modificare queste tariffe. Noi quindi non abbiamo potere decisionale in merito e quindi neppure quello di cambiarle. ARERA ha altresì il compito di approvare e modificare il PEF e noi in questo momento lo acquisiamo tale quale in attesa della sua approvazione. Si propone quindi al Consiglio Comunale di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di dare atto dell'approvazione e validazione del piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti e servizi, quindi la TARI,
nelle risultanze del piano finanziario 2021, redatto secondo le modalità stabilite dalla delibera ARERA numero 443 del 2019, a cura del consorzio ed ente territorialmente competente Covevar, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000. C'è qualche domanda, qualcosa? Ok, prego segretario. Chi si astiene? Punto numero 4, presa d'atto del piano finanziario. Come no, viene dichiarata anche immediatamente. Certo, votata e dichiarata immediatamente eseguibile. Quindi chi si astiene? Scusate. Campanella, Filippo. Scusate, anche perché... Solitamente scusate. La presa d'atto. Anche... Adesso possiamo anche pensare che non sia una presa d'atto, comunque questo dice di dare atto dell'approvazione e validazione del piano finanziario del tributo nelle risultanze del piano redatto secondo. Prego consigliere Bobba. A livello procedurale è ineccepibile, perché se non vi è la votazione in merito alla presa d'atto, come si possono poi eventualmente deliberare le tariffe? La comunicazione è una comunicazione. Esatto, secondo me è corretto, perché da che mi ricordo io, a livello professionale c'è sempre stata una doppia deliberazione. Normalmente avveniva in sede di deliberazione delle aliquote IMU, ancora di più quando c'era la IUC con le aliquote TASI e le aliquote IRPEF in ambito comunale. Però se non vi è la deliberazione consigliare per la presa d'atto, non riesco a capire come si possono poi andare a deliberare eventualmente le tariffe. È un atto procedurale e strumentale. Quindi votiamo. Allora, torniamo da capo. Chi si astiene? Campanella, Filippi, Autino, Bobba. Certo. Chi vota a favore? Allora, la maggioranza completa. Chi si astiene? Campanella, Filippi, Autino, Bobba. Chi vota a favore? La totalità della maggioranza. Allora, passiamo adesso al punto numero 5, che è l'approvazione della tariffa per l'applicazione della tassa sui rifiuti, che è la TARI del 2021. Allora, scusate. Posso chiedere soltanto la cortesia al sindaco di leggere un po' più lentamente? Certo, grazie. Va bene. Allora, consigliera, ripeto da capo, approvazione. No, ok. Va bene. No, più che altro non riesco a respirare, quindi fra un po' defungo. Allora, come spiegato in precedenza, il tributo TARI deve finanziare integralmente i costi relativi alla gestione dei rifiuti. Nel nostro caso, come da PEF appena approvato, 531.456 euro. Le tariffe devono essere approvate entro il 30 giugno di ogni anno, anche se probabilmente l'avrebbero prorogata. Le ripartizioni della suddetta cifra è del 60% per le utenze domestiche e il 40% per le utenze non domestiche. Come già detto, quest'anno purtroppo ARERA ha introdotto un nuovo metodo tariffario che, giusto o meno, noi siamo obbligati ad applicare. Senza addentrarmi in spiegazioni tecniche che non mi competono, e poi ci sarà il nostro responsabile che magari vi spiegherà di più in merito, però leggendo il PEF è palese vedere che i costi variabili hanno un peso nettamente superiore rispetto ai costi fissi. La bolletta TARI che ogni famiglia riceve ha una quota fissa che sono sostanzialmente i metri quadri dell'abitazione e una quota invece variabile che sono i componenti della famiglia. Fino allo scorso anno il peso della quota variabile era inferiore a quello della quota fissa.
ARERA ha inteso invece applicare il concetto che sono le persone a produrre i rifiuti e non le abitazioni, per cui da quest'anno la situazione è completamente invertita. Detto ciò, eccezionalmente per contrastare l'emergenza Covid, lo Stato permetterà l'applicazione di alcune riduzioni. Questa amministrazione ha ben gradito questa opportunità e l'ha applicata in questo modo. Per le utenze non domestiche, con decreto del maggio 21, sono stati assegnati a questo comune 26.113 euro da dedicare alla riduzione tariffaria delle utenze non domestiche. A questi fondi ne abbiamo aggiunti altri per portare ad una riduzione della parte fissa e della parte variabile del 15%. Per quanto riguarda invece le utenze domestiche, l'articolo 1, comma 660, legge 147-2013, consente di introdurre agevolazioni attraverso risorse proprie del Comune, riconoscendo delle riduzioni del tributo alle famiglie meno abbienti, ragione per cui, sempre solo per l'anno 2021, si è scelto di applicare delle agevolazioni in funzione delle fasce di reddito ISEE, nello specifico meno 70% per un reddito che va da 0 a 6.000 euro, meno 50% per un reddito che va da 6.001 a 9.000 euro, meno 20% con reddito che va da 9.001 a 12.000 euro e meno 10% con reddito che va da 12.001 a 16.000 euro. Per agevolare il pagamento, inoltre, sono state decise tre rate con scadenza 31 ottobre, 30 novembre e 30 dicembre. Darei ora la parola al responsabile dell'ufficio per mostrare alcune slide e poi rivolgergli le domande di carattere tecnico. Grazie. Posso permettermi una breve interruzione? Chiederei al Presidente del Consiglio, per rispetto di tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza e dei dipendenti ivi presenti, di preoccuparsi di far rispettare le norme a contrasto della pandemia Covid attualmente in vigore a tutti i consiglieri ivi presenti. Grazie. Grazie mille. Signor Segretario, posso soltanto intervenire come... per spiegare quali sono le motivi. Allora, intanto mi scuso veramente per il ritardo, ma non ce l'ho fatta arrivare prima, ero convinto che fosse per le 21. Comunque sarei venuto soltanto per far presente che, come al solito, il sindaco non ha voluto convocare la conferenza dei capigruppo, impedendosi così di discutere, di mettere in discussione dei fatti che sono avvenuti ultimamente, come il provvedimento per la rimozione della differenziata dell'umido nei palazzi, la mancanza del centro estivo per i ragazzi, i progetti inseriti nel PNRR da 1.200.000 euro per la scuola d'infanzia senza nessuna progettualità, proprio nessuna assolutamente, e tante altre cose, che tipo i 16.500 euro che spendiamo per due cooperative che si dovrebbero occupare della pulizia delle strade e del verde per tre mesi, con i risultati che vediamo davanti ai nostri occhi, con l'erba altissima nella scuola d'infanzia, al cimitero, le strade sporche, e non si sa dove vadano a finire questi 16.500 euro. Per cui, visto che il sindaco non è interessato a dibattere con le minoranze che rappresentano la maggior parte dei giglianesi questi argomenti, non vedo il motivo per cui io, che rappresento una certa parte di cittadini che hanno a cuore queste tematiche, debba ascoltare quello che fa piacere soltanto al sindaco. Nient'altro. Buona serata a lei. Se avete già una letterina pronta per parlare di me male alle mie spalle quando sono andato via, tiratela fuori, come l'altra volta, senza problemi. Buona serata. Arrivederci, è stato un piacere. Prego, Alessandro. Sì, buonasera a tutti. Abbiamo preparato proprio soltanto qualche slide per provare a rappresentare nel modo più semplice possibile la costruzione delle tariffe, il piano finanziario e la costruzione delle tariffe TAR 2021, perché è un argomento abbastanza spinoso. Soprattutto abbiamo cercato di spiegare il confronto con quello che succedeva negli anni passati.
Intanto il sindaco giustamente diceva, intanto allora, il piano finanziario 19-20 usiamo il biennio perché, come ricordate, nel 2020 ci siamo avvalsi, il Comune di Cigliano si è avvalso della deroga di... Va bene. Dicevo, il confronto sarà tra il 2021 e il biennio 19-20. 19-20 perché nel 2020 praticamente il Comune di Cigliano si è avvalso della facoltà in deroga di mantenere le tariffe dell'anno 2019. Quindi di fatto il 2020 è un anno replicato rispetto al 2019, sia a livello di piano finanziario che a livello di tariffe. E parliamo di un piano finanziario di 519.000 euro nel 2019, che è stato ribaltato nel 2020 sostanzialmente. Il piano finanziario 2021, come diceva il sindaco prima, è da piano validato Covevar, vale 531.456 euro, al quale avremmo dovuto aggiungere il conguaglio del piano finanziario del 2020 rispetto al 2019. Noi, non avendo approvato il piano finanziario nel 2020, esisteva comunque un piano finanziario 2020 validato da Covevar che valeva 6.228 euro in più rispetto a quello del 2019. Questa somma avremmo dovuto recuperarla in un anno oppure spalmata in tre anni nei piani finanziari successivi. È uscita anche in questo caso una norma, una delle tante norme Covid, che consentono ai comuni di sterilizzare questo aumento utilizzando il fondo delle funzioni fondamentali del 2020, che per noi il risparmio è stato accantonato nell'avanzo vincolato. Quindi non incrementiamo il piano finanziario Covevar con questo conguaglio, ma lo sterilizziamo, lo vedremo anche nella versione di bilancio che sarà ai punti successivi, lo sterilizziamo attraverso l'applicazione di una quota di residuale di fondo funzione fondamentale 2020. Quindi di fatto ci troviamo a dover coprire una maggior spesa 21 su 19-20 di 12.456 euro. Anche questo, questa è molto interessante, questa slide qua, fa vedere il riproporzionamento dei costi fissi, costi variabili nel 2019-20 quanto erano e nel 2021 quanto sono. Quindi vedete che lo sbilancio è netto. Nel 19-20, ancora nel 19, che poi si è replicato nel 20, di fatto il Comune aveva un margine di manovra di poter riproporzionare questo dato. Dal 2021 sostanzialmente questo dato è imposto da ARERA secondo le regole ARERA e di conseguenza ci troviamo a dover attraverso l'algoritmo che calcola le tariffe ci troveremo con delle situazioni molto, molto, molto distanti rispetto a quelle degli anni precedenti. Poi c'è la ripartizione ancora tra utenze domestiche e utenze non domestiche, che questa non è tanto distante la situazione che ci avevamo nel 19-20 e nel 21. Nel 19 avevamo sulla quota fissa una proporzionalità di 68-32 e sulla quota variabile 66-34, mentre invece nel 2021 ci troviamo con un 60-40 sia sulla parte fissa che sulla parte variabile. Detti queste premesse, praticamente sono state sviluppate con gli algoritmi, quelli previsti dalla norma, le tariffe, che portano a questo risultato. Per quanto riguarda le tariffe domestiche, abbiamo sostanzialmente una riduzione del 74% della tariffa fissa, la parte fissa del tributo, mentre invece ci troviamo con un aumento del 115% della parte variabile, che è calcolata, la parte fissa è calcolata sulla superficie del tassabile dell'abitazione, mentre invece la parte variabile è sul numero degli occupanti dell'abitazione, quindi sostanzialmente dei componenti del nucleo familiare. Quindi capite bene che si sviluppano situazioni molto, molto variegate rispetto al passato. Stessa cosa la troviamo sulle tariffe delle utenze non domestiche, dove ci troviamo con una riduzione della parte fissa della tariffa del 65% e un aumento della parte variabile della tariffa del 141%. Esatto.
A fronte però, dico questo, a fronte noi ricordiamoci che abbiamo 12.000 euro in più da coprire, non una montagna, quindi, però all'interno ci troveremo con situazioni molto, molto diverse, all'interno, c'è tutto un mondo all'interno di questi dati, no? E qui con questa slide ricordiamo, per attenuare magari l'impatto a chi si troverà in situazioni non piacevoli, l'amministrazione ha voluto applicare due tipi di agevolazioni occasionali che valgono soltanto per il 2021, ed è un 15% che viene finanziato appunto dal fondo trasferito dal Ministero per le utenze non domestiche, che vale come riduzione Covid appunto, e per le utenze domestiche invece l'amministrazione vuole introdurre una riduzione anche molto consistente in base alle le fasce ISEE, quindi chi si trovasse in situazioni, e la vedremo un caso nelle slide successive, di dover pagare molto di più dell'anno scorso, se si trova in una situazione di disagio economico, ha la possibilità di, attraverso un'autocertificazione che predisporremo a livello d'ufficio, di beneficiare di un abbattimento anche consistente. Questa è un'analisi sulla banca dati 2020, dove secondo delle proiezioni ci dovremo trovare con un certo numero di utenze che si troveranno con una bolletta maggiorata e un certo numero di utenze che si troveranno con una bolletta ridotta. L'ultima colonna è il delta economico, quindi per ogni fascia di utenza domestica quale potrebbe essere il delta, ma a livello di fascia ovviamente, quindi stiamo parlando di macro aggregati. Quindi vediamo che abbiamo un 41.000 euro di aumento di spesa, di tariffa, di bolletta, sulla parte dell'abitazione. Mentre invece poi avremo su chi ha le pertinenze, che ovviamente sono soggette esclusivamente alla parte variabile, la parte fissa, scusate, che è quindi quella sulla superficie, che come abbiamo visto beneficia di una riduzione consistente, ci sarà una riduzione di 36.000 euro sulle pertinenze. Di conseguenza, a livello di utenze domestiche, la maggior spesa che sarà finanziata dalle bollette sarà soltanto, tra virgolette, di 4.773. Abbiamo fatto poi alcuni casi di scuola che corrispondono in realtà a situazioni reali della banca dati. Qui per esempio presentiamo una situazione di due occupanti, quindi poche persone che occupano un'abitazione di 200 metri quadrati, quindi abbastanza grande, con molte pertinenze, quindi tettoie, garage. Questi beneficeranno di, secondo il principio appunto che sancisce Herrera, che sono le persone a produrre rifiuti e non tanto l'abitazione, beneficeranno, questa situazione beneficerà di una riduzione della bolletta di circa 40 euro, di un 17%, quindi. Questa è una situazione invece di tre persone che occupano un'abitazione di circa 80 metri con 20 metri di pertinenze, quindi una situazione abbastanza standard per quanto riguarda Cigliano. Queste persone qua subiranno invece un aumento si troveranno con un aumento della bolletta di circa il 40%. Abbiamo fatto però una simulazione che beneficiassero della riduzione ISEE. Con un ISEE intorno agli 11.000 euro l'aumento si ridurrebbe a circa l'11%, con un ISEE a 8.000 euro ci sarebbe invece addirittura una sostanziosa riduzione della bolletta. Abbiamo fatto ancora altri casi, anche questo è un caso abbastanza frequente, un'abitazione medio-grande con 4 occupanti e con il garage sostanzialmente. In questo caso c'è un aumento del 22% circa della bolletta, però anche qua già soltanto con la prima fascia ISEE si andrebbe a beneficiare di una riduzione rispetto all'anno precedente, e ovviamente ancora di più nel caso in cui l'ISEE fosse ancora più bassa. Questi sono i casi estremi, che sono casi reali della nostra banca dati. Una persona sola che occupa una casa enorme
con anche pertinenze, a molte pertinenze, ha un abbattimento della tariffa del 40%, della bolletta del 40%, 72 euro in meno paga. Viceversa, 66 persone che occupano 62 metri quadrati, non hanno pertinenze, si troveranno con un aumento del 73% della bolletta, con un aumento di 150 euro. È probabile che queste persone qua abbiano diritto a una agevolazione ISEE, quindi se hanno diritto... Queste sono le slide che abbiamo presentato per provare a chiarire un attimo cosa potrebbe succedere, insomma, cosa succederà. Ci sono domande, consigliere Filippi, prego. Io dico che la popolazione deve essere assolutissimamente ben informata, perché questo è veramente uno stravolgimento totale, e mi chiedo, ma non erano presenti tutti i comuni quando si sono stabilite queste regole? Cioè, non riesco a capire, il comune non può proprio... Ormai no. Non sono più i comuni, non hanno più potere decisionale. Già non ce l'avevano sulla spesa, si poteva manovrare sulla tariffa quantomeno. Adesso ARERA, che domina, che è entrata pesantemente sul discorso della tassa rifiuti, detta le regole. E a quelle bisogna stare. Sì, è una problematica non semplice, perché comunque io penso a quelle famiglie numerose che abitano davvero magari in un contesto ridotto, debbono essere chiaramente molto informate su tutte le domande che debbono presentare prima di pagare questa bolletta, perché è una rivoluzione totale di quello che era la modalità di pagamento. Prego, consigliere Cretino. Ottima osservazione, e di fatto una delle prime preoccupazioni che abbiamo avuto anche confrontandoci con l'ufficio quando sono finalmente arrivati i dati e abbiamo iniziato a vedere le prime simulazioni. Sicuramente il comunicare questo cambiamento e come fare a ottenere le agevolazioni sarà fondamentale. Noi tra l'altro predisporremo sicuramente sul sito del Comune una pagina dedicata dove io ho anche chiesto se fosse possibile mettere, e ci stanno lavorando, un simulatore, perché magari non tutti hanno voglia di prendere carta, penna e prendersi la bolletta dell'anno scorso, invece magari un simulatore dove si mette numero di componenti, metri quadri della casa e metri quadri della pertinenza è abbastanza intuitivo e ti restituisce subito un risultato, no? Quanto vado a pagare di più. E poi chiaramente tutto il discorso della modulistica per avere le agevolazioni. Anche qua l'ufficio, nello specifico l'ufficio tributi, è ben consapevole che questo comporterà una mole di lavoro non indifferente, perché chiaramente non dico che tutti i ciglianesi telefoneranno, ma molti, perché davanti a questa cosa qua il dubbio di capire di che morte dovrò morire, cioè quanto dovrò pagare di bollette, è più che legittimo, e quindi vedremo di dare il supporto all'ufficio, sia noi, tutti noi, ma anche proprio magari fisicamente, per poterlo supportare. Di fatto, non potendo noi agire dicendo che facciamo, che ne so, tiriamo via 20 euro a bolletta su tutti, non la potevamo fare questa come scelta, abbiamo subito questa variazione della tariffa, ci sembrava giusto concentrarci sulle famiglie che potessero effettivamente con dei redditi ISE particolarmente bassi averne bisogno, perché il caso estremo effettivamente è piuttosto inquietante, cioè già 6 persone in un'abitazione di 60 metri quadri già non è probabilmente una delle situazioni più belle che ci siano, in più gli arriva anche 150 euro in più di bolletta, per carità, cioè sono casi limite e casi estremi, però ci sono sul nostro territorio. Questo è indubbio, e come anche indubbio il fatto che bisognerà fare non soltanto delle cose sul sito, ma dei manifesti, un qualcosa che anche chi non è
abituato a guardare i social possa avere questa, chiaramente questa modulistica e comprendere quello che soprattutto deve fare, perché qualcuno dovrà farsi calcolare l'ISEE che solitamente non lo fa. Prego, consigliere Gaida. Ecco, quello che volevo dire è che sostanzialmente cambia in modo radicale il concetto di base. Prima la tariffazione veniva calcolata in base soprattutto ai metri quadri, più che alle persone. Oggi sono le persone che generano il rifiuto, e quindi quello che è stato detto prima, cioè che il calcolo ha un peso importante, il numero delle persone, sostanzialmente mi trova favorevole. È logico che sono regole che dobbiamo prendere in esame, applicare, e spero che si trovino i modi per aiutare chi è impattato drasticamente da questo cambiamento, insomma. Un'altra domanda che vorrei fare è: cambia anche il costo per gli esercizi commerciali in questa cosa qui? Sì, perché il principio è lo stesso. Il principio è lo stesso che... Anche lì, chiedo scusa, si guarda la metratura del negozio, i componenti che sono... No, è tutto sulla metratura, scusa, adesso faccio confusione. È tutto sulla metratura, sia la parte fissa che la parte variabile. Tutto sulla metratura. Prego, consigliere. Quindi, chiedo scusa, vale il principio della riduzione, quindi... Per le utenze non domestiche, se il Consiglio Comunale approva la proposta così come formulata, ci sarà una riduzione su tutti, spalmata su tutti, del 15%. Riduzione che è relativa alla particolare situazione economica. Capire che è cambiato il totale. Cioè, l'anno scorso dovevamo coprire 519.000, quest'anno ne dobbiamo coprire 531.000. Ok, quindi è già più alta la tariffa. Va da sé che anche le utenze non domestiche l'aumento ce l'avevano già lì, un po' come tutti gli altri. Adesso non mi ricordo di quanto in media, però l'aumento deriva da quel fatto lì, dal fatto che il PEF del 2021 è più alto rispetto al PEF del 2020-19. Quindi l'aumento nel caso delle utenze non domestiche deriva dalla spesa totale dei rifiuti. Sono, in sostanza, le utenze domestiche coprono per 4.000 euro di aumento e le non domestiche per 7.000 erotti di aumento, che però abbiamo, diciamo, stemperato con un 15% di sconto. Prego, consigliere Rutino. Ma sì, voglio commentare quanto ho letto e udito oggi con una battuta, innanzitutto, se non altro perché ci si conosce con la maggior parte di voi da tanto tempo, e devo dire che mi sarei atteso di tutto dall'amministrazione vostra, tra virgolette, che è caratterizzata anche politicamente, tranne che un uso così esasperato della divisione in fasce delle agevolazioni. Mi aspettavo un trattamento più lineare su tutti, mentre invece qui è stata fatta una parcellizzazione molto forte, andando addirittura a distinguere l'ISEE a botte di 2-3 mila euro tra una classe e l'altra, no? Sa molto di sinistra, cioè l'avesse fatto Rifondazione Comunista me lo sarei spiegato, da voi francamente un pochettino di meno, no? Questa è la battuta. Però al di là della battuta resta il fatto: perché sono state fatte queste scelte? E innanzitutto il calcolo dei 40.000 euro che voi metterete a bilancio, lo vediamo al punto dopo, per coprire queste agevolazioni, che tra l'altro hanno il carattere per adesso dell'unicità. Quindi non è che l'elemosina o l'aiuto, chiamatelo come preferite, che date a chi darete in questo momento sia una garanzia per il futuro. Tutt'altro. Prego, consigliera. Allora,
Ottima osservazione, in realtà è un'osservazione che abbiamo fatto da subito, nel senso che è stata anche suggerita all'ufficio di tentare una contribuzione su una platea più ampia probabilmente, ma basata sul numero degli occupanti, per dire. Però di fatto andava in netto contrasto con la direttiva ARERA, cioè non poteva essere applicata perché si scontrava con la logica di ARERA. Le persone consumano, le persone producono rifiuto e le persone pagano il rifiuto. E quindi non si è potuto fare. A fronte di questa, di questa considerazione, si è pensato di andare a dare il contributo a chi potesse averne più bisogno. Secondo me sono abbastanza bilanciate le fasce ISEE, oltretutto tenuto conto che l'ultima fascia ha un 10% di sconto, che non è tantissimo, posto che uno degli esempi era il mio, io ho un aumento del 40%, se avessi un ISEE di 16.000 avrei un 10% di sconto, che non mi andrebbe a incidere chissà come, però è pur sempre qualcosa. Questa è un po' la strada che abbiamo preso. I 40.000 sono una previsione, nel senso che non abbiamo il polso, abbiamo anche cercato di averlo questo polso, cercando di capire se fosse possibile attingere una sorta di banca dati della situazione economica del paese, ma non c'è, non è fattibile, non richiedendo delle statistiche non si riesce a fare, e quindi abbiamo un po' dovuto inventarci una cifra, ecco, usiamo questo termine. Di quei 40.000 in realtà 9.000, se non ricordo male, vanno a coprire lo sconto delle utenze non domestiche, e 30.000 potrebbero andare a coprire, e se poi non bastassero vedremo come cosa fare, quelle domestiche. Però di fatto io credo che nessuno in questa sala sa qual è l'ISE di ognuno di noi, cioè si è cercato di usare dei termini di riferimento che erano abbastanza comuni anche in altre occasioni, anche in altri comuni, anche in altre agevolazioni di carattere sociale. Questa è il ragionamento che ci ha portato sia ai 40.000 sia alla scelta delle fasce. Non ho solo capito appunto il perché di questa progressività così esasperata, che non mi aspettavo da voi, no? Consigliere Campanella? Ma allora, io vorrei fare solamente una motivazione del mio voto, che sarà assolutamente negativo su questa proposta. Per il semplice motivo che non entro nei tecnicismi che hanno portato la maggioranza a fare questa scelta. Io penso solamente che, Andreone potrà confermarmelo, un comune come, che ha la cassa come Cigliano sia invidiabile da Trento a Ragusa. Penso che sia molto invidiabile. E qualsiasi operazione che comporti anche solo l'aumento di un centesimo per la popolazione, a prescindere dai motivi, considerando il grandissimo risparmio che possiamo vedere tutti i giorni, che viene fatto sull'urbanistica, sul decoro urbano, sui servizi sociali, vedo che questa amministrazione sta risparmiando un sacco, mi auguro che stia risparmiando un sacco considerando quello che si vede in giro per il paese. Io penso che qualsiasi aumento, anche fosse fatto alla persona più ricca di Cigliano, sia una cosa vergognosa. A prescindere dalle motivazioni che ci siano in giro, non vado sulle cifre esatte, stiamo parlando di un comune che ha quasi in cassa 6 milioni di euro, su 6 milioni consideratemi 100.000 euro in più, 100.000 euro in meno, stiamo parlando di spicci. Il decoro urbano e mille altre cose per il paese sono quelle che sono, ripeto, se anche aumentiamo di un centesimo la Tari al più ricco di Cigliano, per me è una vergogna, perché io qui oggi vorrei parlare di come il comune si impegna a abbassarla di un centesimo anche più ricco di Cigliano. Per me parlare in questa amministrazione per i 3 anni che seguono, e in realtà per la prossima amministrazione 5 anni e tutto, se le cose rimangono come sono, di aumenti di qualsiasi cosa, a prescindere da qualsiasi legge, bilancio, qualsiasi cosa, è una vergogna, perché siamo un comune che
un'eccellenza in Italia, potremmo finire il telegiornale per quello che abbiamo in cassa. Prego, consigliere Bobba, poi rispondi. Prego, consigliere Cretino. No, no, molto semplicemente, lo so, non è bello da dire, non è bello da vedere, ma se tu prendi i 531.000 euro del PEF di quest'anno rispetto al 519.000 euro del PEF dell'anno scorso, vuol dire che c'è un aumento di 12.000 euro. Noi abbiamo messo sulla carta 40.000 di avanzo di bilancio più 26.000 euro che arrivano dallo Stato, c'è uno sconto di 66.000. Ora, 530, lo so che è sul totale, ma 531 meno 66.000 è una riduzione. Io comprendo benissimo che è difficile che un cittadino, se vede la bolletta aumentata, probabilmente non ha coscienza di questo fatto, ma in realtà non stiamo applicando un aumento del tributo guardando il totale, di fatto stiamo applicando una riduzione. Così, era la spiegazione un pochino più tecnica della cosa. Controbattere due secondi. Prego. In realtà più che altro una domanda al tecnico Andreone, proprio sì o no, con tutte le complessità che la cosa possa comportare, il Comune di Cigliano avrebbe la disponibilità finanziaria e le capacità di annullare la Tari per tutti i cittadini del 2021? Non entrando, cioè, ho aperto una parentesi che apriamo due ore. Esatto. È legalmente possibile? No, azzerarla no, però... Ridurre lo, fa minimo, comune, se... lo fa un comune qua vicino, ma è l'unico caso che io conosca in Italia che quest'anno farà una riduzione fortissima, ma su tutte le bollette da Tari. Quindi comunque ovviamente il tecnico in questo momento, una domanda a bruciapelo, non ha i dati alla mano, quindi non mi può dare una risposta. No, ma azzerarla non è possibile. Però ridurla drasticamente con le risorse finanziarie del Comune di Cigliano sarebbe virtualmente possibile, ammesso non concesso, che è una domanda che vorrebbe due settimane minimo di analisi prima di una risposta. La risposta potrebbe essere questa: il comune che lo sta facendo e lo farà, lo potrà ripetere per tutti gli anni perché ha risorse correnti continue. Nel nostro caso lo potremmo fare uno, magari due anni, e poi a un certo punto... No, ma io parlavo solo del 2021, quindi okay. Se ho capito bene, il dottor Andreone mi conferma che un comune di quelli che è nella top 10 nazionale come soldi in cassa può fare determinate cose. Noi che siamo nella top 50 potremmo fare un po' di meno. La risposta per me è più che esaustiva, grazie. Prego, consigliere Bobba. Allora, preso atto dei conti più che corretti enunciati dal consigliere Crittino, quindi un 66.000 euro sul totale in abbattimento, di cui 26 sono trasferimenti, 9 vanno sulle utenze non domestiche e poco più di 30 sulle utenze domestiche. Preso atto che l'MTR è un dato di fatto e che dobbiamo sottostare al principio chi inquina paga come qualunque altro comune italiano. La mia domanda va a concentrarsi in primo luogo sulle scadenze, visto che la maggioranza ha manifestato una grande attenzione alle capacità reddituali delle singole famiglie per le utenze domestiche e forfettarie sulle utenze non domestiche, anziché mettere un trittico di scadenze fine ottobre, fine novembre, fine dicembre, laddove comunque le spese gestionali sono più alte perché ci sono delle scadenze in termini di acconti per quanto concerne le persone fisiche e le persone giuridiche a livello tributario, perché comunque i costi sono maggiori come la luce e il gas per il riscaldamento, essendo tutte e tre le scadenze in stagione fredda. Essendoci una scadenza IMU 15 giorni prima dell'ultima rata di Tari o della rata unica, non era forse meglio andare a dilazionare con scadenze a luglio, settembre, novembre, perché così si aveva un mese sì, un mese no e le famiglie potevano prendere un po' più di fiato, andando a concentrare due scadenze su tre in una stagione forse meno onerosa. In secondo luogo, vedendo questo principio Tari, così oneroso,
Come già manifestato l'anno scorso, l'amministrazione ha posto grande sensibilità sulla tassa rifiuti, su una partita di giro. Non ha però manifestato la stessa sensibilità, come evidenziato la volta scorsa, all'interno della delibera IMU, perché in un concetto ampio e avendo un tributo che va a colpire chi ha un numero di occupanti maggiore rispetto alla disponibilità dei metri quadri, magari anche una pari sensibilità in termini finanziari da un punto di vista IMU, visto e considerato che non si, le aliquote del comune di Cigliano non sono al minimo, perché una seconda casa è al 9,9, mentre invece la contribuzione minima è l'8,6, quindi dei margini vi erano, moltiplicandoli ovviamente su un gettito complessivo, poteva, è vero, determinare parzialmente una riduzione del corrente, ma nel contempo andare incontro alle famiglie, perché se vige il principio di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, quindi attenuare quelli che sono gli incrementi all'era, nel contempo pensare al bene dei propri concittadini significa anche usare lo stesso principio bilancistico su un tributo che è un'imposta, non una tassa. Perché immaginatevi chi si trova all'interno di un condominio. Viste le ultime scelte politiche effettuate, la tassa è l'erogazione di denaro in cambio di un servizio. Non ha più quel servizio e ha un incremento di costo. Per me questa è iniquità. Nel contempo invece l'imposta è un'imposizione, quindi già solo per il possesso patrimoniale lo Stato, con la 147 del 2013, dice che il soggetto, il contribuente, deve essere tassato. Per cui chiederei di rivedere quello che sono l'equità dei provvedimenti in ambito tributario, chiederei una rimodulazione delle scadenze e soprattutto chiederei, visto che quei 40.000 euro su 66 sono potenziali, quali sono le attività in termini di produzione documentale, perché ho sentito parlare solo di autocertificazione, le verifiche conseguenti, le attività sanzionatorie per chi depone una autocertificazione mendace, quali sono e in che tempi verranno attuati. Detto questo, non posso far altro che fare i complimenti al ragioniere Andreone, perché come sempre è stato più che esauriente nell'esporre la politica messa in atto da questa amministrazione e da un punto di vista tecnico ha enunciato perfettamente tutti i dettami normativi intrapresi a livello nazionale. Prego, consigliere Cretino. Allora, per quanto riguarda le rate, in realtà le precedenti, cioè la bozza di questa delibera, erano esattamente quelle che hai enunciato. Purtroppo dobbiamo dare il tempo. Lo so, non è un caso. Lo so. Dobbiamo dare il tempo all'ufficio di poter ricevere comodamente tutta la documentazione. E mi pare che ipotizzavamo il 10 settembre come termine ultimo di presentazione dell'autocertificazione. Non ci si stava più nei tempi sostanzialmente. Faccio presente che la bolletta Tari può essere fatta 1.000 volte in un anno, per cui anche chi produce un'autocertificazione può vedere riemessa la sua bolletta una volta al giorno. Teniamo conto che assolutamente sì, chiaro che ci sono poi delle spese, si poteva scegliere di fare le prime due rate basandosi sulla tariffa dell'anno precedente e fare poi una rata di conguaglio. Teniamo conto che quest'anno, a causa di questa legge, di questo slittamento, abbiamo già dovuto fare un invio separato tra IMU e Tari. Avrebbe comportato un terzo invio delle bollette, quindi i cignanesi avrebbero ricevuto tre bollette in tre momenti diversi. Si è scelto di fare diversamente, cioè si è scelto di acquisire prima tutta la documentazione e di far arrivare a casa la bolletta giusta, cioè quella che era effettivamente da pagare. Perdonami, non riesco a capire. Cioè, se il cittadino riceve la bolletta,
visto che la tassa rifiuti è obbligatorio che sia il comune a mandarla, a differenza dell'IMU dove invece il contribuente è l'ultimo responsabile. Se il cittadino riceve la bolletta, viene qui e deposita l'autocertificazione, la bolletta può essere, previo appuntamento ovviamente, la bolletta può essere consegnata a brevi mano, con una rettifica a sistema. Tempo di esecuzione 30 secondi. Non bisogna fare dei secondi invii. Allora, il discorso è se io contribuente ricevo la mia bolletta, prendo atto di quello che c'è scritto, la pago, boom. Se io contribuente ricevo la mia bolletta e ho un ISEE che mi dà diritto ad una riduzione, perché da questo discorso dobbiamo estraniare tutte le utenze non domestiche, restano solo le utenze domestiche, perché le prime hanno una riduzione tranchante del 15%, le seconde vengono qui, presentano la loro autocertificazione, i documenti che richiederete, tutto quello che è necessario, l'ufficio entro 30 giorni può inviare una mail, perché ha un'ottima mail list, aggiornare quello che è Cigliano Digitale, piuttosto che inviare a 90 centesimi la bolletta, i costi, o riconvocare il cliente e consegnargliela a brevi mano. I costi non sono sicuramente una ragione di scelta politica, perché se i costi sono stati la base per questa scelta politica, la base è sbagliata. Non sono stati i costi, è stato anche un discorso organizzativo. Alla fine il ciglianese, avendo tempo fino a settembre di presentare la modulistica, riceve già la bolletta completa. Poi, per carità, ripeto, le rate in questo modo giusto si concentrano a fine anno. In realtà c'era anche l'ipotesi di farne anche solo due, però ci sembrava giusto, avendo mantenuto, iniziato l'anno scorso a rateizzarla in tre, di mantenere la tre. Sono scelte organizzative, vedremo come va, ci sembra, però è la spiegazione del perché le rate hanno quella scadenza lì, ok? Cioè non è una giustificazione del perché lo facciamo, tu hai chiesto perché hanno quella scadenza lì, la risposta è hanno quella scadenza lì perché abbiamo deciso di operare con l'ufficio in questo modo. Mantenendo le tre rate e dando come limite della presentazione della documentazione il 10 settembre. Ok, questa è la prima spiegazione. La seconda... la scelta politica alla base sbagliata, non è la scelta organizzativa e conseguente alla scelta politica. Va bene. Il discorso che tu fai, ripeto, relativo alle tariffe e quant'altro, due considerazioni. Questo nuovo modo di tariffare deciso da ARERA, sì, noi adesso siamo molto concentrati su chi andrà a pagare di più, giustamente, perché è quello che preoccupa tutti noi. Ci interessa meno quello che sta pagando di meno in questo momento, perché di fatto ha un'agevolazione. Però teniamo conto che è una situazione assolutamente ribaltata. Cioè, la persona che adesso risparmia il 17%, per esempio, magari sono 5, 6, 7 anni, adesso io non ho lo storico delle tariffazioni, delle tariffe tarie del comune di Cigliano, prendiamo gli ultimi 5 anni, che di fatto ha pagato di più, ok? Io lo comprendo che adesso noi siamo tutti preoccupati per chi paga di più, però c'è anche una buona fetta di ciglianesi che pagherà di meno, e chi paga di più è perché ha pagato meno prima, cambiando ovviamente la logica di tariffazione. Sul totale, adesso ripeto, finché noi non avremo, ed è anche secondo me un'altra ragione per acquisire tutti i dati prima, cioè i moduli ISEE, ci permette anche di avere ben chiara quale sarà la spesa del comune di Cigliano. Cioè noi abbiamo ipotizzato una cifra, ma molto a spanne, veramente con ben poche basi, pensando a quanto ipoteticamente potesse incidere su un comune come Cigliano, insomma, che a una prima occhiata sembra essere con delle famiglie, magari con dei redditi anche buoni, per carità, però dovevamo farla una stima, cioè ora dovevamo mettere sul piatto una cifra, ma la cifra vera che noi andremo a spendere per fare questa riduzione sulla bolletta Tari l'avremo il 10 settembre, cioè quando avremo raccolto tutte le documentazioni, magari sarà 60, 70,
100? Non lo so, io non ho idea. Nessuno di noi ha l'idea di quanto è il reddito medio del ciglianese e quindi non possiamo avere un dato specifico. Però ripeto, per quanto possa sembrare non vero, sul totale c'è una riduzione, non c'è un aumento. Ma non ho contestato no, questo. No, stavo solo... Ci mancherebbe. Il discorso è che chi ha pagato più prima oggi ha delle condizioni modificate, perché è un anno e mezzo anche che siamo in una situazione emergenziale a livello sanitario, c'è gente che è in cassa integrazione, c'è gente che ha perso lavoro. Esatto. Quindi non è una giustificazione chi ha pagato più prima adesso no, si trova una non riduzione. È una giustificazione. Allora, io non ho contestato assolutamente il fatto che sul totale ci sia una riduzione di circa 54.000 euro. Per carità di Dio. Magari di più. Però, no, ad oggi quella prospettata è una riduzione di 54.000. Può essere di più, come può essere di meno, come può essere perfettamente quella. Il discorso è che se voi andate a fare una graduazione come avete fatto, era il rapporto con l'IMU. Ed è dal 2020 che mi permetto di evidenziare questo, quando è venuta meno la IUC e quando c'era la possibilità di agire sulla vecchia TASI, sulle percentuali di vecchia TASI, all'interno di un nuovo sistema tributario. A maggior ragione quest'anno. E queste modifiche di ARERA noi non le conoscevamo con il dettame dei conti oggi, le conosciamo oggi, ma a marzo sapevamo già di questo, perché il decreto ARERA che attua il tutto è di metà marzo. Sì, ci mancava il PEF però, cioè se non lo sappiamo di qua, magari il PEF sarebbe stato di 10, anziché 519, 500.000 e già sarebbe benissimo, però non avremmo avuto l'aumento a coprire. Detto ciò, per quanto riguarda l'IMU, questo discorso l'abbiamo già fatto in altre occasioni, e magari lo ripetiamo, è esattamente la situazione che stiamo vivendo ora che momentaneamente ci ha fatto mettere in stand by, perché le entrate sono state, e stiamo parlando di spese correnti, che sono quelle che poi ci permettono di pagare gli stipendi, tanto per fare un esempio banale, però le entrate sono state già più basse. Ora, mi piacerebbe, noi siamo dell'opinione che le tasse vanno abbassate e sicuramente, probabilmente l'anno prossimo avremo una situazione un pochino più stabile rispetto a quella che abbiamo vissuto nel 2020, cioè alla fine del 2021 la situazione sarà più stabile, però non è che non ci sembrava il momento giusto, avendo visto delle diminuzioni nelle entrate, andare a, diciamo, tagliare ulteriormente, riducendo ulteriormente queste entrate. Per quest'anno abbiamo avuto l'occasione da parte dello Stato di poter applicare questo genere di riduzioni e ne siamo stati ben contenti, cosa che tra l'altro avevamo fatto anche l'anno scorso solo sulle utenze domestiche, perché l'anno scorso, se vi ricordate, la TARI era stata abbattuta del 50%, perché in quel momento le utenze non domestiche, soprattutto le attività commerciali che erano state chiuse, erano molto in sofferenza. Quest'anno la sofferenza è anche spalmata anche sulle famiglie, per il discorso che facevi te, cioè persone in cassa integrazione, persone che hanno perso lavoro l'anno scorso, e quindi hanno sicuramente una situazione reddituale ISEE che adesso si vede ed è facilmente controllabile. Questo è un po' il ragionamento. Quindi, se ho ben capito, mi stai dicendo che avete mantenute fisse le entrate, grosso modo, seguendo il discorso fatto prima dai colleghi, riducendo i servizi che questo comune offre, perché prima ho sentito dei colleghi lamentarsi di determinate mancanze, se non mi sbaglio, se non ho sentito io le voci. Ma prima il consigliere Ranalli ha fatto un elenco, se non ricordo male. Beh, uno nel condominio, nei condomini avete aumentato a tutti la spesa, perché... Allora, sul tema...
Abbiamo semplicemente reso equo chi paga il servizio, perché il servizio lo deve pagare chi è che ne fruisce, non tutti i cittadini. Era una cifra veramente esigua ed però era stata... Non è né un servizio tolto né una cosa... Incarato, allora, permette. Semplicemente il servizio deve essere pagato da chi ne fruì, da chi lo usa. Non deve essere pagato da chi non lo usa. Guarda, questo è il concetto. Posso permettermi, signor Sindaco, di rispondere al Mauro Gaida? Diciamo che noi siamo popolati da persone estremamente civili, perché questo tuo ragionamento, Mauro, avrebbe, se le persone non fossero civili, tutti i condomini avrebbero potuto mettere, a partire dal 1° di giugno, tutta la loro immondizia tutta fuori, su tutto il corso. Io volevo vedere Corso Re Umberto con i due condomini buttati tutti fuori, tutta l'immondizia diventava tutto un immondezzaio, scusatemi. Invece si accolleranno la spesa in più, e non mi dire che questa non sia una spesa, perché poi su alcuni giornali è apparso che si tratta di 15 famiglie, ma abbiamo 20 condomini e le famiglie sono 15 per condominio, in alcuni sono anche solo 5 o 6, ma in alcuni sono anche 20. Allora, consigliere Filippi, rispondo io. La questione dei condomini, visto che abbiamo fatto anche delle ricerche prima, ci era già stata posta a giugno del 2019, quando abbiamo iniziato a parlare dei rifiuti. Fin da subito ci era stato detto, parliamo, che in un'area privata, sottoscrivendo un contratto pubblico, non fosse la procedura attuale corretta. Questo ci era già stato detto anche dagli uffici tecnici. In special modo, riguardo... Scusa, ufficio tecnico nostro? Sì, esatto. In special modo, riguardo la parte finanziaria, nonostante ciò, finché ci è stato possibile, abbiamo continuato ad applicare la delibera fatta dai nostri predecessori, quindi da voi. Quando però gli uffici ci hanno spiegato che la ditta che si occupa di questa raccolta è in amministrazione straordinaria, perché come lo sapete è Energetica Ambiente, è in amministrazione straordinaria, per cui come ente pubblico non si poteva più stipulare un contratto con loro se non a fronte di una lunga procedura di autorizzazione da parte del Tribunale fallimentare. In quel momento lì, io ho pensato come sindaco che fosse mio compito informare gli amministratori di condominio e far sì che loro potessero trovare una strada alternativa. Mi sono spiegato in maniera comprensibile? È scaduto il contratto. Questa Energetica Ambiente è in procedura fallimentare. Un ente pubblico non può sottoscrivere un contratto con un ente che è in procedura fallimentare, se non previa autorizzazione del Tribunale, eccetera, eccetera, eccetera. Non proseguono l'attività fino a dicembre? Sono mal informata? Proseguono l'attività, ma sono in amministrazione controllata. Al momento della scadenza del contratto non si può rinnovare un contratto con una ditta che è in amministrazione controllata. Sono Prego, consigliere Cretino. Sono due contratti differenti. Energetica Ambiente prosegue il contratto che ha con Covevar, cioè col gestore dei rifiuti. Quel servizio lì, che è nato a fronte della deliberazione fatta, mi pare, nel 2015, adesso non mi ricordo, aveva un contratto a sé, stipulato direttamente col comune di Cigliano. È stato un disguido, c'è stato evidenziato dagli uffici come problema tecnico, se no noi, quando, ripeto, nel giugno del 2019 l'ufficio tecnico ci aveva già evidenziato che non fosse esattamente la procedura giusta, che andava scorporato, andava tolto, noi abbiamo comunque proseguito, cioè fin tanto che c'è stato possibile farlo, l'abbiamo mantenuta quella delibera. Adesso, di fronte a un altro tipo di problematica, non c'è stato modo. Magari in futuro, credo che nelle nuove costruzioni dei condomini, probabilmente, visto che è tutto in evoluzione, probabilmente metteranno già in atto magari delle aree all'interno del cortile, in modo che non, che il, chi va a raccogliere i rifiuti non debba entrare direttamente in un'area privata, e questo probabilmente permetterà. Però ad oggi a Cigliano ci sono condomini che sono datati, che quindi non hanno questa predisposizione, e quello si poteva fare, quello è stato fatto. Magari nel nuovo bando del Covevar ci sarà modo, non lo so, non so quali siano le specifiche del capitolato, di reinserirlo, perché no, se
rispetta tutti i crismi attuali. Tutto lì. Prego. Faccio qualche passo indietro. Allora, io non entro nei tecnicismi del consigliere Roberto. Tra l'altro gli faccio complimenti, lui evidentemente mostra una preparazione professionale non da poco. L'unica cosa su cui posso concordare con lui è l'efficienza del dottor Andreone, come di molti altri dipendenti comunali, e mi viene da ben auspicare per il futuro, perché come qualcuno diceva, i dipendenti restano, le amministrazioni cambiano, e probabilmente questo è il motivo per cui ha ancora un senso vivere a Cigliano. Attaccandomi anche a quello che ha detto il consigliere Autino, a me fa un po' sorridere e paura sentire un'amministrazione che tendenzialmente auspicavo fosse di destra avere tutte queste remore e questa paura nell'esporsi troppo economicamente con una cassa, e che il dottor Andreone, abituato a fare conti giusti e precisi, non mi odi, dico di 6 milioni di euro, poi so che siete professionalmente abituati a fare il conto sul centesimo. Sentire un'amministrazione che con questa disponibilità ha timore di quello che potrebbe venire nel futuro, a me fa molto strano. Mi unisco con quello che ha detto il consigliere Autino, dando anche una ventata di destra, probabilmente l'ultima che rimane in questo consiglio, auspicandomi che la prossima volta non mi arrivi la PEC per la convocazione del Soviet di Cigliano. Potrebbe accadere, prego. No, va bene tutto. Va bene avere 6 milioni di euro in banca o quello che è, però leggendo un bilancio c'è da capire la differenza tra le entrate correnti, che servono a pagare le spese correnti, e le entrate degli investimenti, o meglio i soldi che si hanno in banca, che tendenzialmente si possono usare per spendere sugli investimenti. Cioè noi non possiamo andare in banca, correggimi, se sto per dire una... E dire ok, di quei 6 milioni di euro lì oggi voglio assumere altre 4 persone, vado a prendere i soldi che mi servono per coprire quegli 4 stipendi e lo faccio. Non è proprio così, cioè non funziona così il bilancio, lo devo coprire con le entrate correnti. Poi magari ci saranno delle, cioè adesso per esempio siamo riusciti ad applicare l'avanzo di bilancio, però non si ragiona sul totale, ma si ragiona per settori, e quindi quello che può sembrare in effetti che noi abbiamo a disposizione non sempre può essere usato per la spesa relativa. Però se ho detto qualcosa che non è... Ok, questa è solo per spiegare che è vero quello che dici, ma non completamente vero. Prego, consigliere Rutino, poi consigliere Campanella. Io anticipo la mia dichiarazione di voto, che è contraria alla proposta da voi avanzata, proprio perché a fronte di quel saldo totale, che giustamente sarà di circa 40.000 euro in meno, cioè se le tasse in totale aumentano di 12.000, contributo statale, contributo del comune, il saldo sarà di circa 40.000 euro meno, quindi le tasse in totale saranno meno 40.000. Io avrei dato semplicemente 10 euro di sconto a tutti. Il criterio per me era la testa, un'applicazione flat e non un'applicazione progressiva così estrema come abbiamo visto. Voto contrario annunciato. Consigliere Campanella, prima di essere trasferito al Gulag, prego. Ma io, rispondendo al consigliere Crittino, per carità, 6 milioni di euro, sono d'accordo sul fatto che sia difficile, sono d'accordo. Sedete voi sulle poltrone di maggioranza, nessuno mi ha detto che sia un compito facile. Su 6 milioni mettiamo 1 milione di euro disponibile, potrei azzardare, adesso non so le statistiche, mi informerò meglio per il prossimo consiglio, 1 milione di euro in positivo? Siamo tra il 50% dei comuni migliori italiani? 500.000 euro? Rientriamo tra il 40% dei comuni migliori italiani, siccome la maggior parte dei comuni italiani è in deficit e fa debiti per asfaltare le strade? Poi, per carità, io... è anche necessario far parlare i giornalisti, criticatemi, vado proprio di pancia. Io vorrei essere qui come minoranza a rompervi i coglioni, e dico proprio rompervi i coglioni perché sta bene sui giornali se qualcuno vuole scrivere. Ma ci riesce bene. Perché state spendendo troppi soldi, troppi soldi. Io mi ritrovo qui a incazzarmi, così gli diamo anche la seconda pagina, perché non rispondete nessuno. Io dovrei essere qui a dirvi
quello che state facendo con tot sono contrario a voi, lo dovevate fare con la metà di soldi. Invece sono qui, un po', e non è argomento del Consiglio quindi non lo tratto, a dire ma uscite per Cigliano e vedete, o dormite solo Cigliano e vivete in altri posti, e un po' su avete paura di spendere? Cavoli, avete paura di spendere? Magari potremmo investire qualche soldo, poi ne parlo con il dottor Andreone se è possibile fare una gita in altri comuni italiani, magari la paura vi passa vedendo che ci sono comuni di 35-40 mila abitanti che si indebitano di 800 mila euro, 1 milione di euro per asfaltare le strade. Noi nella situazione in cui abbiamo paura di spendere e andiamo a levare sui cittadini. Onestamente spero di essere tra i cittadini che beneficerà di questa opzione, ma spero anche i miei vicini, i miei amici. Mi dispiace anche solo se un cittadino su 4.300 abitanti avrà un aumento di un centesimo. Perfetto. Perché con quello che è lo Stato di Cigliano è una vergogna. Perfetto. Consigliere Cretino, sento la sua risposta. Mi raccomando, non mi deluda, che l'articolo con le mie due parolacce già si sta sviluppando bene. Non mi deluda. Consigliere Campanella, stop. Però io vorrei che la memoria fosse un tantinello più lunga, perché io ricordo che nel bilancio di previsione noi che abbiamo paura di spendere abbiamo messo quasi 1 milione di euro in investimenti, li abbiamo messi, quasi 1 milione di euro. Ora non mi sembra che la nostra amministrazione possa essere accusata di essere un'amministrazione che ha paura di spendere quando pensa di fare 1 milione di euro di investimenti sul paese. Ripeto, probabilmente, e non è facile da capire in effetti come è strutturato un bilancio e cosa sono le spese correnti e le spese di investimento, ne riparleremo, tanto ne riparleremo nel prossimo bilancio di previsione e quant'altro, però ti posso... cioè, se tu te lo vai a guardare il bilancio consuntivo, che forse la volta scorsa forse non eri presente e magari non hai sentito le spiegazioni, la vedi ben chiara, la situazione la vedi ben chiara. Cioè non è questione di aver paura di spendere, ma è questione di andare a spendere i soldi che si possono spendere e stare attenti nel non andare in disavanzo, cose del genere, sui soldi che non si possono spendere. Non è un calderone unico. Ci sono delle regole ben precise di utilizzo degli uni e degli altri. Questo come spiegazione. Però ripeto, il fatto che tu dici che noi siamo un'amministrazione che ha paura a spendere, quando in un bilancio di previsione abbiamo messo 1 milione di euro, quasi 990 mila di investimenti, mi spiace, ma non è un'accusa vogliamo ricevere senza ricordarti questa cosa. Magari te l'hai riscordata, però ecco, non è proprio da tutti i giorni, 1, 2, 1 milione, sono concorde, avete 3 anni, vi chiederò scusa 5. Quando spenderete questo milione e qui lo dico a tutti quelli che mi sentono, lo ripeterò sempre, vi chiederò umilmente scusa quando vedrò questo milione speso nella maniera che più gradite. Perfetto, 10 secondi e sforato. Ok, c'è ancora qualche domanda, possiamo passare alle votazioni. Prego, consigliere Filippi, io ultimo intervento. Manifesto il mio voto contrario perché ritengo che sì, è vero, avete messo 1 milione in investimenti, ma forse allora potevate aggiungere qualche cifra in più per venire incontro a questa improvvisa spesa della quale non conoscete ancora quali saranno i risultati nelle diverse famiglie, intanto che operavate i diversi calcoli e richiedevate tutto quello che era necessario, potevate venire incontro alle famiglie in questo anno che si manifesta ancora un anno di estrema difficoltà per tutti. Adesso, a prescindere dalla vostra opinione, credo sia stato fatto. Cioè il fatto di scegliere di dare, diciamo, il contributo, l'agevolazione a delle fasce di famiglie più deboli è proprio andare contro le famiglie che nel 2020 hanno avuto delle difficoltà. La mascherina! Cioè è proprio quella la ragione, è stata proprio esattamente quella. Ok, basta.
Era quello che volevo dire, cioè era, la logica era esattamente quella, cioè pensare che ci siano molte più famiglie in difficoltà e andare a dargli una mano. Al di là che tutto che il mio pensiero non va ovviamente contro il lavoro di Alessandro, che so che si attiene alle direttive politiche dell'amministrazione. Allora, dopo tutto questo discorso si evince che ci saranno delle famiglie che beneficeranno di una riduzione, invece delle famiglie che invece avranno un aumento della bolletta Tari. Le agevolazioni che noi abbiamo introdotto dovrebbero, come ha spiegato il consigliere Cristino, fare in modo che le famiglie in difficoltà abbiano comunque delle riduzioni. Ma quello che sarà il compito di questo consiglio è quello di spiegare bene alla popolazione quali saranno tutte le modalità per riuscire ad avere le agevolazioni che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima. E soprattutto l'importante è riuscire a spiegare bene qual è la filosofia di ARERA, per cui si cambia, non sono più le abitazioni, ma sono le persone che producono rifiuti. E questo, in base a tutto questo, si propone a questo Consiglio Comunale di dare atto che le premesse sono parte integrata e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di definire per l'anno 2021 le rate e le scadenze nelle modalità prima rata 31 ottobre, seconda 30 novembre, terza 30 dicembre, di stabilire che in caso di pagamento in un'unica soluzione il termine del versamento è il 30 dicembre, di dare atto che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui l'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 97, ovvero tramite il sistema di pagamenti nazionali PagoPA, di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti tari per l'anno 2021 come risultanti dal prospetto 1, di approvare il servizio di gestione rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazioni, locali o da aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti tari giornaliera per l'anno 2021, determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. Di approvare per il solo 2021 le seguenti esenzioni e riduzioni. Alle utenze non domestiche, applicazione di una riduzione pari al 15% della parte fissa e della parte variabile della tariffa, non condizionata dall'adempimento degli oneri dichiarativi. Alle utenze domestiche viene applicata la seguente agevolazione. Riduzione del 70% sia della parte fissa che variabile per nuclei familiari con reddito ISEE complessivo riferito all'anno precedente compreso tra 0 e 6.000 euro. Riduzione del 50% sia della parte fissa che variabile per nuclei familiari con reddito ISEE complessivo riferito all'anno precedente compreso da 6.001 e 9.000 euro. Riduzione del 20% sia della parte fissa che variabile per nuclei familiari con reddito ISEE complessivo riferito all'anno precedente compreso fra 9.001 e 12.000 euro. Riduzione del 10% sia nella parte fissa che variabile per nuclei familiari con reddito ISEE complessivo riferito all'anno precedente compreso tra 12.001 e 16.000 euro. Di dare atto che le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, la maggioranza approvata sulle tariffe della Tari giornaliera approvate con il presente atto deliberativo, secondo allegato 1, nonché le agevolazioni occasionali per le utenze non domestiche e domestiche hanno effetto dal 1 gennaio 2021. Di inviare telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 decreto legislativo 267/2000. Prego, segretario. Chi si astiene? Chi vota a favore della proposta? Contrari? Contrari Campanella, Filippi, Autino, Bobba. Devo chiedere immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari?
Veniamo adesso al punto numero 6, che è una variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Visto l'approvazione delle tariffe precedenti, si deve adottare una variazione di bilancio per le coperture finanziarie della riduzione della Tari e per acquisire i trasferimenti che ci arrivano dallo Stato, quindi nello specifico 26.113 euro per lo sconto Tari delle utenze non domestiche e 18.000 per la solidarietà alimentare. Per finanziare le agevolazioni straordinarie si applica una quota di avanzo di amministrazione di 40.000 euro. Si propone quindi al Consiglio Comunale di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, alle previsioni di competenze di cassa del bilancio di previsione 21-23, le variazioni elencate analiticamente nei prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della delibera, di considerare contestualmente adeguato il DUP, documento unico di programmazione 21-23, e di dare atto che a seguito delle suddette variazioni sono mantenuti tutti gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica. Ci sono domande? Prego, segretario. Ah, beh, sì. Chi è? Tema... Ah, scusa, non t'ho visto, no, okay. Perdonami. Sono stato tardivo. Il tema è strettamente collegato a quanto abbiamo discusso finora, praticamente è l'atto necessario a... Io, essendo contrario ai criteri che non allo stanziamento, ma ai criteri, mi trovo obbligato moralmente a essere contrario anche allo stanziamento. Mi associo a tale pensiero. Mi associo ai colleghi. Prego, segretario. Contrari. Chi vota a favore? Contrari. Punto numero 7. Scioglimento anticipato e consensuale con decorrenza dal 1 luglio 2021 della convenzione del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Cigliano, Alice Castello e Bianzè . Allora, visto che il nostro segretario comunale viene collocato a riposo, quindi va in pensione, giusto? Perfetto. Allora, io faccio solo un breve... Dopo 2 anni di collaborazione mi ero segnato un piccolo discorsetto, tanto per salutarti degnamente. Cara... Ci tenevo solo a dire, il crescimento della convenzione non è legato al mio pensionamento. Sì, beh, d'accordo, comunque vai in pensione. Sei collocata a riposo eterno. Cara Mariangela, dopo quasi 2 anni di collaborazione siamo purtroppo giunti ai saluti finali, avendo finalmente tu raggiunto la tanta agognata pensione. Da parte nostra ti ringraziamo per quanto della tua professionalità ci hai messo a disposizione. Il tuo contributo e i tuoi consigli sono stati fruttuosi per il nostro cammino amministrativo, anche se non sono mancati momenti di contrasto. Questi sono sempre stati comunque affrontati con professionalità e reciproco rispetto delle persone e dei rispettivi ruoli. Per cui ti auguriamo di affrontare questo nuovo traguardo che la vita ti dà in serenità, salute e allegria. Ok? E questo era doveroso. Qualcuno vuole fare dei commenti o passo al... Prego, consigliere Campanella. Allora, se mi è concesso, unendomi comunque ai complimenti alla dottoressa Brunoldi, contento, so che nessuno mi... confermerà o confuterà la mia tesi. Io so per esperienze di vari colleghi che il momento della pensione è sempre un momento destabilizzante. Sono quasi certo che lei, dottoressa Brunoldi, andrà un pochino più contenta di andare in pensione che molti altri colleghi. Permettetemi la battuta. La mia domanda, distaccandoci dagli auguri per il pensionamento, se mi è concessa una breve risposta, è: Siamo in una situazione in cui abbiamo a metà comunque una situazione problematica col comandante della Polizia Municipale, una situazione anche lì di transizione. Stiamo perdendo un elemento fondamentale per la struttura comunale, che è quella del segretario comunale, quindi sono sicuro, adesso non so quanto manchi il pensionamento, che l'amministrazione si è già
molto avanti su quello che sarà il suo o la sua sostituta. Volevo solo avere delle rassicurazioni in merito dal signor Sindaco, grazie. Stia tranquillo, consigliere Campanella, che è tutto nelle mie mani. Oddio, sono le rassicurazioni migliori che potessi avere. Questa te la sei cercata, prego consigliere. Pieni di dettagli, anche per i cittadini sono sicuro che vivranno decisamente sereni. Questa ci voleva. Potremmo dormire... notti tranquille. Un sorriso scappa anche a me. Almeno sdrammatizziamo la serata, dai. Dico un sorriso scappa anche a me. In effetti la domanda è stata anticipata, no? Io guardo avanti per tradizione, per abitudine, e sarei curioso di avere qualche anticipazione su quando, chi, dal primo di luglio, come, quando, chi, come, perché dove, la convenzione quando. Oggi parlava di un 50%. Dal primo di luglio avrete tutte le informazioni necessarie. Noi oggi non possiamo avere anticipazioni? No, dal primo di luglio, perché sono brutto e cattivo e pelato. Nella prossima stagione, perché l'effetto sorpresa è l'unica cosa che rimane a questa amministrazione, concedeteglielo. Chiedo... caro consigliere Campanella, dica. Certo. Allora, per quanto mi sono rapportata con la segretaria dottoressa Brunoldi, sono convinta anch'io che vada in pensione abbastanza con gioia, nonostante la pensione sia destabilizzante, e quindi non mi rimane che porgerle tanti auguri di buon pensionamento, soprattutto perché so che è nonna, quindi si godrà di più il suo nipotino. Detto ciò, si propone al Consiglio Comunale di sciogliere... Prego, consigliere Bob. Grazie. Non posso che unirmi ai migliori auguri di una bella pensione, ringraziando per la professionalità dimostrata e soprattutto per l'essersi calata, cosa estremamente difficile da cittadina, nel Comune con... chiarezza, con disponibilità e sempre con fermezza per quello che è il rispetto della norma. Per cui grazie di quanto fatto e buona vita. Okay. Si propone al Consiglio di sciogliere anticipatamente la convenzione di segreteria in essere con il Comune di Alice Castello e Bianzè, dando atto che lo scioglimento sarà efficace dal 1 luglio 2021. Di autorizzare quindi espressamente il Sindaco a sottoscrivere la comunicazione di recesso e a trasmettere ai Comuni di Alice Castello e al Comune di Bianzè. Di dare atto che a far data dall'efficacia dello scioglimento della Convenzione in essere, l'attuale segretario comunale verrà collocato a riposo. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Alice Castello, al Comune di Bianzè, nonché alla Prefettura UTG di Torino, Ufficio Albo Segretari Comunali e Provinciali, per quanto di rispettiva competenza. Prego, segretario. Sì, potremmo anche aumentare un po' il condizionatore, però. Ultimo punto dell'ordine del giorno è la sdemanializzazione del tratto di strada vicinale Bevilacqua, di cui vi parlerà l'assessore di competenza, vice sindaco Iaccheo. Prego. Allora, in riferimento, allora lì è proiettata la cartina dei mappali interessati. Allora, questa è la zona AIA2, dove è in corso il PEC per Comar. Allora, da un'analisi eseguita è stato presentato il PEC dove è interessata anche il 177. Il 177 è un'area comunale. Da un'analisi emerge che in quest'area comunale c'è un attraversamento di una strada vicinale. Quindi nel PEC presentato da Comar, che si è attenuto al PRGC, che richiedeva in quell'area lì un'area parcheggio pubblico e un'area verde,
Quindi sulla strada di strada Livorno noi stiamo notando che in quell'area lì, come voi potete notare, scusami, questa strada vicinale, che ormai è in disuso da circa 30 anni, ha un percorso a una metratura di circa 400 metri quadri, però fa parte del mare. E in seno stato bene, la strada arriva fino al 477 e la strada continua ancora. Quindi adesso nel primo step che verrà eseguito andiamo a demanializzare la parte interessata per far procedere il PEC, il discorso del progetto per insediamento industriale. Quindi il tratto della strada prosegue e continua oltre al PEC, quindi andrei incontro, penso che sia un insediamento industriale il 477, e manifesta le stesse condizioni dell'abbandono della funzione originaria di strada. Quindi il tratto di strada vicinale Bevilacqua, pur non essendo più utilizzato da almeno 30 anni dalle analisi che sono state fatte, fa parte del demanio stradale comunale, soggetto alle norme e ai vincoli. Quindi, al fine di modificare la destinazione che da strada pubblica ad area dei servizi, perché quell'area lì, la 177, verrà utilizzata per fare il parcheggio pubblico con un'area verde. Quindi a questo punto il comune di Cigliano è soggetto alla procedura di smalinizzazione. Quindi, tenendo presente una cosa, che se non sbaglio la porzione est della particella, se voi potete notare, è già presente un piazzale asfaltato dove c'è anche al centro un palo di illuminazione. Quindi adesso si tratta solo di regolarizzare il tutto, perché comunque la proprietà è sempre del comune, con la sola differenza che viene utilizzata in forma diversa. Allora, in pratica cosa andremo a fare? L'ufficio procederà, perché è una pratica che verrà eseguita dal nostro tecnico Ceresa, l'operazione verrà eseguita, sarà quella di fare un atto ricognitivo della realtà, riconoscere la situazione, viene attestata la presenza di quest'area qui e automaticamente il bene attualmente è un bene indisponibile del comune, passerà a un bene disponibile. Di conseguenza farà parte del patrimonio del comune. A questo punto potrà procedere con l'operazione di mandare avanti il discorso del PEC della Coma. Quindi si tratta semplicemente di ufficializzare una certa situazione che in realtà a livello di catasto non è stata mai sistemata. Di conseguenza la procedura sarà quella di sistemare un attimino a livello catastale. C'è da dire una cosa, che sul patrimonio indisponibile, l'indisponibile sarebbe quello che prosegue dal 477, perché la strada è molto lunga, non si possono costituire diritti da parte dei terzi, per cui il fatto che sia segnata a catasto e che non sia stata mai fatta alcuna modifica fa ancora parte del patrimonio indisponibile. Quindi l'eventuale uso di queste aree fa parte, da parte di chi sta utilizzando questa parte, partirà, in poche parole, deve essere fatto l'uso campione dell'area, e al momento che viene fatto l'uso campione, quindi viene fatta la smalinizzazione, partirà da quel momento lì la ricognizione per sdemanializzare la realtà, il particolare. Quindi si andrà incontro sicuramente anche a delle monetizzazioni, perché sono delle aree che sono state utilizzate e a livello catastale risultano ancora registrate. Non è stata fatta nessuna modifica. Quello è una cosa che verrà vista. Chiedo in scusa, ma non ho capito bene. Allora. Grazie. Allora, la strada vicinale presente risulta ancora catasto. Quindi noi, per poter utilizzare per i servizi quell'area del 177, per far fare un parcheggio, per far fare tutti i servizi e il verde, deve essere sdemanializzato. Quindi adesso è un bene che non si potrebbe utilizzare per l'utilizzo che dobbiamo fare.
quindi a quel punto lì viene sdemanializzato e automaticamente fa parte del patrimonio del comune. Che si può utilizzare. Ma quello era quel famoso progetto che era stato approvato l'anno scorso nel mese di agosto in consiglio? Sì, l'area di insediamento, però è a marzo di quest'anno è stato presentato il piano di investimento, il PEC. È stato presentato per la seconda volta perché è stato chiesto a Comar di fare delle modifiche sul piano che aveva presentato e a marzo di quest'anno è stato notificato un ulteriore aggiornamento e questo è, a questo punto è, sta diventando operativo, però per farlo diventare operativo bisogna fare questa operazione sulla strada vicinale. È una classica operazione di regolarizzare la situazione, non cambia nulla. Cioè non c'è nessun, si tratta semplicemente di regolarizzare una certa situazione. Quindi questa è una procedura che facciamo, possono fare benissimo i nostri uffici perché ci sono le competenze per farlo. Cosa significa sdemanializzazione? Cioè viene acquisita? Allora, no, non è nessuno acquisto, si cambia solamente lo stato d'uso. Ho capito. Niente di particolare, non c'è nessun costo, resta sempre di proprietà del comune. È semplicemente fare chiarezza sul discorso del particolare, niente di più. Prego, consigliere Utino. Ricollegandomi a quando avevamo approvato il piano Comar un anno fa, chiaramente sono favorevole a tutte quelle azioni che portano alla pulizia di cadaveri che abbiamo nell'armadio. Ma questo vedi, non saprei trovare altro nome per. Man mano che si va avanti. Però solo per chiarezza, quello che viene manializzato oggi è il tratto rosso, non gli altri che sembrano essere. Gli altri sono laboriosi, è in fase di analisi. Sì, però allora il tratto rosso è l'oggetto di oggi. Sì. E va bene, annuncio il mio voto sicuramente favorevole. Però voglio esprimere un rammarico perché, se ricordo bene, un anno fa di questo non si è parlato. E la situazione è così da almeno 30 anni. Un po' di amarezza mi rimane in gola. Ma questo è emerso perché in fase di analisi il buon Roberto Ceresa ha tirato fuori una parte documentale che effettivamente ci sono anche dei rilievi fotografici che risalgono anni or sono. Ed è una cosa che anche negli atti che si sono fatti è tratteggiata questa strada comunale, vicinale, nei progetti presentati in comune. Di conseguenza lui, avendo preso visione della situazione, mi sembrava corretto, in effetti me ne ha parlato, parlarne di questa cosa. Noi semplicemente stiamo regolarizzando per il progetto Coma. Ma lì era una strada vicinale perché c'era una cascina. C'era una strada che non era la strada di Livorno di oggi, probabilmente. E la cascina Bevi l'acqua. Fin giù per lì. Sì. No, la strada Bevi l'acqua. Sì, però c'era una cascina Bevi l'acqua. Mi lì c'era una cascina e quindi c'era una strada vicinale. Perché la vera Bevi l'acqua parlava verso il ruolo. È semplicemente regolarizzare una certa situazione, niente di. Prego, consigliere Campanella. Astenendomi dalle considerazioni sui miei molti dubbi su questa enorme efficienza che ha dimostrato negli anni l'amministrazione su tutto quello che riguarda la vicenda Comar, dubbi dei cui è stato ampiamente informato il magistrato e che ha valutato e valuterà come meglio crede. Togliendomi da questi discorsi, la mia domanda è: io conosco bene quella strada che non è che sia in ottime condizioni, ho sentito anche parlare il vice sindaco di aree verdi. La mia domanda è: aree verdi di cui aree verdi e sistemazione della strada a carico del comune, la sistemazione e la gestione futura delle aree verdi che nasceranno a gestione comunale? Ha parlato di aree verdi, quindi chiedo che sia un prato, una pianta, se poi la gestione di queste aree sarà a carico del comune o a carico di privati. No, allora, adesso come adesso è ancora da ultimare alcuni processi sull'area verde, il parcheggio e definizione. È tutto a carico di Comar, che farà tutta l'attività,
sia il verde sia il parcheggio tutto a carico Covar. Di conseguenza poi il discorso della gestione del verde è una cosa che andremo a vedere. Quindi l'edificazione a oggi mi sa dire che sarà a carico di Comar, quella che è la gestione futura una volta che sarà realizzato non si sa ancora se sarà a carico di Comar o comunale. Allora, il processo avviene, la definizione, quando la convenzione è stata stipulata. La convenzione non è stata ancora stipulata perché ci sono ancora della parte documentale da sistemare. Quando la parte documentale è tutta ok, si partirà con la convenzione. È nella convenzione che vengono scritte tutte queste cose, non prima. La mia intenzione di voto, poi concludo, sarà assolutamente negativo perché, come viene costantemente fatto, viene chiesto di votare su nebbia. Perché se la scelta verrà fatta successivamente va bene, ma ad oggi non c'è nessuna intenzione dell'amministrazione, che ad oggi mi sta chiedendo di approvare una cosa per cui io non so se un domani avrò l'ulteriore area verde per cui i cittadini si lamenteranno come se non bastassero quelle attualmente in essere, o se sarà in gestione di privato. Quindi oggi devo provare o essere contrario a una situazione che non conosco pieno. Quindi non sarà che contrario, non perché sono contrario sulla situazione in sé, perché sono in contrario sul votare sul nulla. Stiamo parlando della sdemagnetizzazione, stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di svincolare una strada vicinale, non ha niente a che fare col verde. Che comporterà la partenza e il susseguirsi di altre operazioni. Io preferisco bloccare quello che non conosco sul nascere, vice sindaco Iacheo. Se non conosco, mi dispiace, perché avessi il quadro completo, probabilmente il mio voto potrebbe anche essere differente. Poi è una dichiarazione di voto, non pretendo né che sia condivisa né apprezzata. Perfetto, il quadro completo si ha in fase di convenzione, quindi se non c'è la convenzione, che sono curati tutti i particolari degli accordi che si fanno fra le parti, effettivamente tutte queste cose non sono ancora definite. Prima la parte documentale deve essere in ordine, come ci dice la legge. Una volta che abbiamo la parte documentale a posto, si procede con la convenzione, e nella convenzione si può mettere tutto quello che si vuole. È un accordo fra le parti. Non condivido il suo vivere giorno per giorno. Non è vivere giorno dopo giorno, è rispettare le regole del gioco, la convenzione. Ma lei non mi sta dando le regole. Idee. Le regole sono definite lei dalla convenzione. Si nasconde dietro le regole, non dandomi un. Lei non mi sta dicendo le regole sono queste, ma l'intenzione dell'amministrazione è questa. Lei vive, come ha dimostrato ampiamente, giorno per giorno. Io lo rispetto, perché rispetto il modo di fare e di vivere di ognuno. Non lo condivido. Vivere giorno per giorno nella sua posizione, per come la vedo io, non è consono. Questo non vuol dire che io non sia completamente in torto, è il mio stile di vita. Vivere, se lei mi dicesse oggi, a livello legale, valuteremo in futuro, ma l'intenzione mia, in quanto vice sindaco e in quanto responsabile di determinate cose e di questa amministrazione, e questa è un discorso. Il dirmi oggi votiamo questo, domani vedrò come mi sveglio, come si svegliano gli altri, a mio avviso è una vergogna. La rispetto, ma a mio avviso è una vergogna. La rispetto completamente. Io vorrei solo concludere, perché se no andiamo all'infinito. Io semplicemente ho detto una cosa, che alcune regole e alcuni accordi si prendono in fase di convenzione. Se la convenzione non è ancora stipulata, è inutile dire delle eresie. Bisogna prima fare la parte documentale in ordine, e una volta che è tutto in ordine si fa la convenzione. Posso soltanto dire che comunque i tempi sono veramente lunghi, perché io ricordo che questa discussione è avvenuta l'anno scorso, se non vado errata, il 18 di agosto. Me lo ricordo perché ero al mare abbarbicata per poter prendere l'onda, e già allora c'erano delle grosse perplessità. È quasi passato un anno e siamo ancora, non dico al punto di partenza, ma quasi, a quanto pare. Quindi questa cosa mi lascia alquanto perplessa, per cui anch'io voterò contro. Perfetto. Allora, si propone al Consiglio Comunale di approvare e procedere alla sdemanializzazione, per i motivi in premessa citati, di strada vicinale Bevilacqua. È precisamente nel tratto compreso fra strada Livorno, a confinare con le particelle 177 e 146 del foglio 9 della mappa del catasto terreni di Cigliano, fino al confine ovest della particella 477 del medesimo foglio 9,
così come evidenziato nell'allegato A alla presente proposta, di cui è parte integrante e sostanziale, di procedere alla declassificazione di tale reliquato stradale ai sensi e per gli effetti di legge, di classificare detta porzione di terreno oggetto di demanializzazione nel patrimonio disponibile del Comune al fine della successiva modifica di destinazione, di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi degli articoli di legge, di trasmettere il presente provvedimento, dopo che sia divenuto definitivo alla Regione Piemonte, per la pubblicazione dello stesso sul BUR ai sensi di legge, di dare atto che il presente provvedimento avrà effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato, di cedere successivamente alla definitività del procedimento di demanializzazione le porzioni di terreno indicate al punto 2 e quindi di inserirle nel patrimonio disponibile dell'ente, di dare ampio mandato al responsabile dell'ufficio tecnico, area servizi all'urbanistica ed edilizia sua per espropri, per tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione ai sensi di legge. Prego, segretario. Posso chiederti una cosa, Mariangela? Le persone che ascoltano, noi sappiamo chi vota a favore e chi contro. Perché le persone che ascoltano non sanno esattamente quello che avviene. Allora, votano contrari Campanella, Filippi e Bob. Votano contrari Campanella, Filippi, Bob. Ha chiesto per un ultimo intervento la consigliera Cretino, prego. No, volevo solo fare un paio di considerazioni, visto che tutti... visto che è una cosa che fanno tutti i consiglieri, anche quelli che poi vanno via o chi è presente, di fare delle considerazioni personali, le faccio anch'io. In questa serata ho imparato delle cose che penso che alla nostra lista civica torneranno utili. Ne faremo tesoro. Ricordiamoci che aiutare le famiglie è di sinistra, quindi se qualcuno mai d'ora in avanti ci accuserà di essere di estrema destra, gli potremo dire con una mano sul cuore no, perché noi aiutiamo le famiglie e siamo quindi di sinistra, e che stanziare 1 milione di euro per lavori pubblici sia un atto poco coraggioso, così come gestire oculatamente le entrate correnti. Questo è quello che io ho imparato in questa serata. Grazie. Controbatto, perché aiutare tutte le famiglie non è sinistra, aiutarne solo qualcune al limite sì. 1 milione di euro stanziati non vuol dire 1 milione di euro spesi. Mi risulta che tutt'oggi siamo a meno di 500.000 euro impegnati, che non vuol dire spesi, perché i lavori sono tutti fermi. Grazie. Io ritornerei un attimino su quello che mi avevate detto, che avrei potuto parlare alla fine nelle varie ed eventuali. Il benedetto centro estivo. No, mi hai dato la risposta che negli uffici il centro estivo da bando doveva iniziare il 21, unicamente perché avevate un concorso in atto e quindi non poteva iniziare il 16. Mi permetto di dire che la volta scorsa io ero rimasta fortemente colpita e l'avevo anche riferito all'assessore di competenza, la signora Bollea, la consigliera Bollea, perché avevate messo a disposizione 6.500 euro per venire incontro alle famiglie. Ma nel momento in cui decide di attivare un doposcuola e gli uffici o chi per essi, chi ha deciso e ha valutato le tre domande pervenute, perché io so che sono pervenute tre domande e avete assegnato il vincitore, a mio avviso bisognava che questo assessore stesse dietro a questa cooperativa vincente, perché non è possibile, io mi permetto di chiedere, non è possibile che il volantino indicante l'inizio del servizio di centro estivo venga pubblicato nella mattinata dell'ultimo giorno di scuola, il venerdì, perché i genitori
il lunedì successivo devono avere già i bambini collocati in alcuni spazi con alcuni centri estivi per poter continuare l'opera lavorativa. Allora, io vedrò se il centro estivo partirà, come avete detto, a luglio. Sta di fatto che l'unico centro estivo che avete gestito l'avete gestito nel 2019, quando era stato comunque organizzato dall'amministrazione precedente. L'anno scorso non siete riusciti ad attivarlo, quest'anno non è partito il centro estivo nuovamente. Per cui io mi chiedo e vi dico che le cose bisogna seguirle, e soprattutto l'assessore non deve fare in modo che chi vinca metta fuori, oltretutto l'ha messo solamente sul social e non per Cigliano, un volantino l'ultimo giorno di scuola, perché ormai le famiglie erano già tutte preparate verso altre organizzazioni che fortunatamente a Cigliano da anni ci sono sempre e ci sono sempre state. Però lo trovo veramente una cosa vergognosa, permettetemi. Perfetto, allora gli ultimi due interventi, Cristino Campanella e poi ci chiude il consiglio, prego. Però il centro, scusa, faccio solo delle precisazioni, il centro estivo non lo organizza il comune, il centro estivo, come ben sai, cioè il comune fa un bando per dare un contributo a una società privata che gestisce il centro estivo. Come si muove la società privata? No. Sì, non è il centro estivo comunale. Diventa comunale gestito. Non è un centro estivo comunale, non è più la vecchia amministrazione. Sarebbe gestito da operatori del comune e sarebbe stato un affido di un servizio e non un bando per il riconoscimento di un contributo. Sono due cose assolutamente differenti. L'affido, cioè, sono due concetti differenti. Non la vedo esattamente così. Non è il centro estivo comunale. Chiunque può partecipare al bando per fare il centro estivo e sono ditte private a cui viene riconosciuto un contributo per agevolare, tanto come sempre, le famiglie per avere una tariffa settimanale più bassa. Quella è la logica del contributo, non è il comune Cigliano che organizza. Chiaro è che se la ditta che ha vinto il centro estivo mette fuori il manifesto nell'ultimo giorno di scuola, si prenderà anche la responsabilità di non organizzarsi il centro estivo e di non guadagnare soldi nel momento in cui non riuscisse ad avere gli iscritti. Allora, Stefania, scusami, ma se un centro estivo, il bando viene organizzato dal comune, il comune è corresponsabile. Abbi pazienza. Il comune dà un contributo, organizza. Non esiste la corresponsabilità del comune, mettiamocelo bene in testa. Allora, per quale motivo la domanda l'hanno dovuta presentare qui e il comune ha deciso quale ditta era la vincitrice? È il bando, c'erano delle specifiche perché dovevi presentare un progetto al quale venivano dati dei punti. Ha deciso il comune, allora chi deve? Perché il contributo, abbi pazienza, lo paga il comune e quindi il comune avrà facoltà di decidere a quale progetto, miglior progetto gli viene presentato, di dare il contributo. Mi sembra giusto, noi paghiamo. Sta di fatto che comunque sono due anni che il centro estivo non parte organizzato da voi. L'ultimo era stato organizzato dall'amministrazione che vi ha preceduti. Sono le 10.30. C'è ancora, prego. Ricordando da primis che dal regolamento comunale, in caso di risposta, ho diritto successivamente a una breve controbattuta. 1 milione di euro con 6 milioni di euro, sì, è una scelta dovuta, audace, più che audace io direi dovuta. Come diceva il consigliere Autino, bene l'impegno non è audace quando vengono spesi. Ribadisco che chiederò scusa, come meglio concorderete se verranno spesi questi soldi. Sul fatto dell'arringa, della battuta del consigliere Crittino sul chi ci dice estrema destra, sinistra e tutto, bella, patetica, oddio, mancano 3 anni alla fine dell'amministrazione, me l'aspettavo gli ultimi mesi quando non sapevate come raccimolare gli ultimi voti, forse un pochino anticipata. Sono le ore 10.32, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale.